Il reparto operativo aeronavale della Guardia di Finanza di Pescara si dota di una nuova sede con spazi più adeguati alle necessità tecnico-operative e confortevoli per il personale. Alla presenza di numerose autorità è stata inaugurata stamani la nuova caserma della sezione aerea di Pescara, intitolata al capitano pilota Paolo Mancini, già comandante della sezione aerea della Guardia di Finanza di Pescara, deceduto durante una missione di volo nel gennaio del 1987. Presenti alla cerimonia, tra gli altri, anche la signora Concetta Piliero, vedova del capitano, ed il figliolo Francesco Mancini, tenente colonnello della Guardia di Finanza. Sì, sicuramente questa è un'iniziativa infrastrutturale che ha migliorato notevolmente le condizioni di vita e del benessere del nostro personale, ma al tempo stesso rafforza pure la nostra capacità operativa sul territorio. Questa è una moderna base aerea da cui partono le attività di polizia, ma anche le attività di soccorso, anche in occasione di calamità, situazioni emergenziali particolari. Pescara, essendo al centro del, diciamo, al centro dell'Adriatico, c'è anche un'importante struttura, il Local Coordination Center, per quanto concerne l'attività dell'antiimmigrazione, che dipende direttamente da Frontex, quindi svolge anche un'attività di coordinamento per quanto riguarda questa tipologia di attività. E questa struttura per noi è importante perché è un buon passo avanti per continuare a essere sempre all'avanguardia nel contrasto sia dei traffici illeciti, come dicevo prima, sia per quanto concerne l'attività di concorso al soccorso sia in mare che a terra, in montagna. Comandante, il 2024 sta per concludersi, che anno è stato? Se possiamo tracciare un bilancio, che cosa si sente di dire? Allora, è stato per noi un anno importantissimo, si è concluso in bellezza proprio inaugurando questa struttura, questa è una cosa, diciamo, per noi importante, ma comunque abbiamo fatto un'intensa attività sia per quanto riguarda, come dicevo, a mare che a terra, con l'attività di soccorso, e sia per quanto l'attività che abbiamo svolgiamo anche delle missioni per Frontex direttamente sotto l'egida dell'Agenzia Europea.